Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto vi chiedo scusa per l'audio, ma al momento ho avuto un problema con l'altro microfono e quindi dovrete accontentarvi di questo. Spero non si senta, ecco, più di tanto. In questo video andremo a analizzare quello che è stato il video, diciamo, pubblicato da Anthem durante le 3 di una missione della demo, insomma, di Anthem. Allora, in questa missione possiamo subito vedere quella che è la nostra base operativa, dove sta il titano, il colosso, scusate, che poi andremo a utilizzare. Che ci viene detto in questa base potremmo personalizzare il personaggio in tutte le maniere che vorremmo, insomma, dal colore all'attrezzatura. Infatti ci viene detto che anche se due giocatori hanno entrambi il colosso, questo a livello di utilità potrà essere molto differente in base al loadout e alle armi e armature che ha equipaggiate. Infatti ci fa l'esempio subito con un loro compagno di squadra, che ha un altro colosso che ci fa vedere essere sia diverso dal tipo di loadout, infatti ha detto che è più per scontri ravvicinati, sia dal punto di vista esteticamente, infatti ha un colore diverso con una striscia di colorazione rossa in mezzo all'armatura. Innanzitutto sappiamo pure che le armature si chiamano strali e sono fatte a mano da generazioni e generazioni. E i freelancer, che prima sapevamo solamente i nomi in inglese, adesso invece grazie ai sottotitoli ufficiali in italiano sappiamo anche appunto le denominazioni italiane. I freelancer sono chiamati specialisti. Ad un certo punto nel video si apre il menu del gioco, e si vede come oltre alla mappa di gioco e alle varie modalità disponibili, si va nella sezione social dove si vede si può invitare amici o addirittura compagni di gilda. Quindi avremo probabilmente come i clan in Destiny, soltanto si chiamano gilde, come sono chiamate in molti giochi. Le gilde dove probabilmente molti giocatori si potranno riunire e giocare in collaborazione. E qui ci viene detto che qualsiasi giocatore, di qualsiasi livello si tratti, potrà partecipare anche durante la missione. E quindi se io fossi a livello 1 e ci fosse qualcun altro a livello 45, io potrei comunque giocare con lui senza restrizioni. Una funzione molto interessante che ci fa vedere l'attore realistico di questo gioco è il fatto che quando il colosso vola, si tuffa, diciamo, dentro il mondo di Anthem, ad un certo punto i suoi propulsori vengono surriscaldati e bisogna passare attraverso una cascata per. Parlando del mondo di gioco, sappiamo che è abbandonato dai creatori ed è un mondo in continua evoluzione, che ogni volta sarà diverso, grazie infatti a delle feature come quelle degli eventi pubblici. Infatti vediamo ad un certo punto un titano, che probabilmente sarebbe da sconfiggere, insomma, una creatura gigante che si para davanti alla strada. Ecco, eventi di questo tipo ci viene detto che saranno disponibili su tutta la mappa, in quanto la traversata nel mondo di Anthem sarà una delle caratteristiche principali del gioco. Il mondo di gioco sarà totalmente diverso ogni volta che lo esploreremo, e con delle ricompense sempre più varie e potenti. Un ulteriore feature che aumenta, diciamo, la giocabilità di questo mondo, che deve essere continuamente rinnovato, è il fatto che durante i diversi periodi del giorno abbiamo, diciamo, una variazione della fauna. Per esempio, ci viene detto che di notte escono delle creature che normalmente di giorno non esistono. Dentro la mappa, una volta scoperte, compariranno delle fortezze. Sono delle attività a quattro giocatori che hanno un lungo tempo di completamento. Infatti, si viene visto come durante questa missione, di cui a breve andremo a parlare, il nostro protagonista, diciamo, il nostro colosso protagonista, entrerà insieme alla sua squadra in una fortezza, che è appunto un'attività a quattro giocatori che è veramente lunga, ci viene detto, da completare. Durante questa missione, parlando della trama principale, ci viene detto che praticamente ci sono dei nemici, che sarebbero i metamorfici, che sono una specie di soldati alieni che combatte da sempre contro i nostri freelancer, quindi contro i nostri specialisti. Ecco, ho fatto un piccolo elenco delle caratteristiche dei nomi dei nemici che abbiamo incontrato, e per quanto riguarda i metamorfici abbiamo incontrato gli Hunter, che sarebbero quindi i cacciatori, che sono semplicemente dei soldati di rango basso che hanno anche la capacità di volare. Poi ho trovato gli Scrapper, che non ho capito bene cosa siano, presumo siano dotati di fucili di precisione. E poi ho visto che oltre ad avere naturalmente delle torrette difensive come praticamente in ogni gioco, esistono anche delle viverne, che sono praticamente, per chi non lo sappia, dei draghi soltanto senza braccia, cioè che hanno le braccia fuse alle ali, che
che sono probabilmente addestrate e utilizzate da questi metamorfici per combattere, ecco. Poi invece, durante l'esplorazione di questa fortezza, dopo aver disattivato quest'arma che stava per essere attivata dai nostri nemici metamorfici, siamo entrati in una specie di tana di ragni, che sarebbe una colonia, viene chiamata una colonia. Ecco, non sappiamo il nome di questa specie di nemici. Comunque di questa specie abbiamo visto solamente i soldati, i soldiers, questi ragni soldati che sono dei ragnetti grossi quanto mezza persona che ti corrono addosso, ecco. Oltre ad aver affrontato dentro questa tana la prima vera boss battle del gioco, infatti abbiamo incontrato quella che viene chiamata la regina della colonia. Questa regina della covata che presenta anche diciamo, una meccanica per essere sconfitta, insomma, si trova con tre sacche sulla schiena che vanno esplose, cioè vanno fatte esplodere una a una per permettere, insomma, di entrare nella fase di danni. Allora, noi abbiamo visto innanzitutto bene nel dettaglio il colosso, che era appunto il freelancer usato durante questa missione, e abbiamo visto che ha delle diverse armi e anche una grande varietà di armi da usare nello stesso istante. Infatti abbiamo visto che a un certo punto, per attraversare una strada piena di mine, ad utilizzato appunto lo scudo di protezione, è corso e si è parato totalmente dai danni delle mine. Poi abbiamo visto come arma principale usa una diciamo minigun che viene chiamata pistola rotaia. Poi ha sulla schiena un mortaio e un lanciagranate. In più ci vengono date altre informazioni per quel che riguarda l'equipaggiamento leggendario. Infatti ci viene detto che in questo caso c'era il colosso che aveva un multimortaio leggendario, che quindi semplicemente non sappiamo magari i perk o la capacità in più che abbia, ma ci viene detto che l'equipaggiamento leggendario ci dona delle caratteristiche aggiuntive che ci rendono più forti. Mentre il Ranger mi sembra avesse la granata del gelo leggendaria, quindi quella che abbiamo visto nei vari trailer che tiri e ghiaccia i nemici è leggendaria. Quindi probabilmente anche non solo armi o pezzi di armatura saranno leggendari, ma anche la possibilità di personalizzare le varie tipologie di granate. In più ci viene detto che si possono effettuare delle combo con i nostri compagni di squadra causando danni ravvicinati nel tempo. Ad esempio, prima abbiamo visto sparare questa granata del gelo e poi con il multimortaio leggendario si è finito i nemici, ecco, e hanno in questo modo dei danni bonus. Inoltre ci tenevo a dirvi che un'altra arma è stata vista nell'altro colosso, quindi quello dal loadout differente, è stata un lanciafiamme. Quindi veramente sembra esserci una grandissima varietà di armi e personalizzazione per quanto riguarda il loadout e l'estetica dei nostri personaggi. Quindi ditemi cosa ne pensate di questo trailer, di quello che vi ho, diciamo, raccontato, e scrivetemi nei commenti le vostre idee al riguardo. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando passate dai social che come ogni volta sono qui sotto in descrizione, anche dal nuovissimo bellissimo sito. Noi ci vediamo domani, ciao a tutti! Io sono Gaul e la tua luce è mia.